di un'ora e un quarto, ma poi c'è il coniglio che altrimenti... Dov'è l'uomo del coniglio? Eccolo. Non voglio far aspettare il coniglio, sono venuto da Milano apposta per il coniglio, oltre che per il vino, assolutamente sì. Non aggiungo altro rispetto a quello che ho sentito a livello locale, a livello cuneese, a livello di provincia grande, a livello di regione Piemonte, è giusto rivendicare con orgoglio quello che si è fatto. Aggiungo due o tre riflessioni mie, qua non penso ci sia nessuno da convincere, perché se non siete al concerto di Ligabue, se non siete alla cena della Proloco, se non siete davanti alla televisione a vedere il Milan, evidentemente qualche idea comune ce l'abbiamo, quindi non perdo tempo e non vi faccio perdere il tempo a convincervi. Vi do due o tre sensazioni positive, positive. Oggi mi è fatto piacere una chiamata da Modena mentre ero in macchina per la raccolta firme per il referendum, perché noi magari siamo abituati bene nelle zone forti, comunque a Cuneo la Lega c'è, a Bergamo, nella stessa Milano, seppur massacrata a Pisapia, comunque ci siamo. E invece a Modena mi hanno detto, mi hanno chiamato i due ragazzi, hanno fatto il gazebo in due nella piazza di Modena, e non è esattamente Cuneo, e erano felicissimi perché in tre ore hanno raccolto 70 firme. E loro mi dicevano, sai, magari per Milano o per Bergamo o per Cuneo 70 firme sono poche, ma noi in Terra Rossa, dove per lavorare devi essere iscritto alla CGIL, dove per vendere devi lavorare con le Coop, se no i tuoi conigli e il tuo vino, se non sei socio Coop, te li tieni in cantina o in cortile, 70 firme noi non le vedevamo da anni. E vuol dire che quindi i temi sono giusti e la gente arriva alla Lega. Sfidate domani quando andate a messa o lunedì quando tornate sul lavoro, sfidate chi non la pensa come noi, non sulla filosofia politica, sulla legge elettorale, sui massimi sistemi, sulla legge Fornero. La legge Fornero è la più grande porcata che io mi ricordi negli ultimi 30 anni. Alzi la mano in questa sala chi è stato fregato dalla legge Fornero. 1, 2, 3, 4, andate a prendere quelli fuori. Non è una firma per la Lega, perché se riusciamo a raccogliere 500.000 firme, noi alla faccia di Renzi, che fa il Jobs Act, quindi guarda avanti, poi non so perché devono inventarsi sti nomi, il Jobs Act, che se uno va a Saluzzo e parla del Jobs Act, se l'è, però guarda avanti, ma se ne frega di migliaia di persone che sono rimaste fregate e dei giovani che perdono speranza e lavoro, perché se uno è costretto a stare a lavorare fino a 70 anni, è chiaro che il ventenne o il trentenne, prima di cominciare a lavorare, aspetta e spera. Quindi sfidateli su questo, i vostri amici che la Lega, sì, però insomma, vuoi fare un referendum per cancellare la legge Fornero, sì o no? Vuoi fare un referendum per cancellare la legge Merlin? Sì. E tassare la prostituzione come c'è in Svizzera, in Austria, in Germania, e nel mondo? Oggi un giornalista mi ha chiesto, ma cos'è, è diventata una priorità la prostituzione? No, perché io non do giudizi morali, non mi interessa quello che fa il singolo, non entro in camera da letto, però a vedere certe scene in mezzo alla strada alle 10 della mattina, magari davanti a una scuola materna, è indegno. Se da una tassazione io porto a casa 3 miliardi di euro, e facendo due conti, visto che ci sono dei bimbi, noi come Lega stiamo facendo anche proposte concrete, abbiamo fatto un disegno di legge, i giornali non ve lo raccontano, quindi ogni tanto spendiamo 30 secondi per dirvelo, a parte le battaglie sull'immigrazione, sullo svuota carcere, sul Salva Roma, abbiamo proposto gli asili nido pubblici e gratuiti in tutta Italia, perché al nord le rette arrivano ad essere di 500 euro al mese, a Catanzaro la media è di 80 euro al mese, buon per loro. Al nord, e poi mi dicono che siamo tutti fratelli e siamo tutti in Italia, siamo tutti fratelli, un par de palle, qualcuno paga 80, qualcuno paga 500.
Noi abbiamo fatto due conti, c'è gente che sa fare di conto, quanto costerebbe mandare all'asilo nido gratuitamente i circa 200.000 bimbi che lunedì vanno nei nidi comunali o convenzionati con i comuni in tutta Italia? 1.200.000.000 di lire. Ora, se io tasso la prostituzione e porto a casa 3 miliardi, dicono no perché è immorale, ma uno Stato che vende le sigarette e vende i superalcolici e ammazza la gente con le slot machine e i videopoker sta lì a formalizzarsi sulla... e non paga gli imprenditori, quindi quelle sono imprenditrici perché è un lavoro e almeno tassiamo anche quel lavoro, come paga il falegname, paga l'idraulico, paga il calzolaio e paga anche chi... E soprattutto chi oggi magari è vittima del racket e noi lo togliamo dalla strada e dalle mafie. Quindi sono battaglie. Il terzo, chiudiamo i prefetti, sono il vero ente inutile le prefetture, non le province. Però c'è ancora il prefetto, quindi avete detto. L'ente inutile non è. Ci hanno spiegato che l'ente inutile è il comune, è il consigliere comunale del comune in provincia di Cuneo che magari prende in tutto l'anno 100 euro. Sai che spreco. Hanno cancellato le province. Ciumbia. Voi sapete quanto costa la politica delle province a ciascun italiano, quindi a ciascuno di voi all'anno? 1,30 euro. Sto genio di Renzi è arrivato e vi farà risparmiare 1,30 euro. Piccolissimo problema. Secondo la Corte dei Conti, il cancellare le province e il trasferimento del personale o ai comuni e alle regioni costerà di più rispetto a quello che vai a risparmiare. Quindi sto genio cancella le province, quindi voglio vedere una provincia enorme come Cuneo o nella mia Lombardia come Sondrio, che comincia sul lago e poi passa per Livigno e per Chiavenna, come fai a tenere insieme tutto quanto senza un ente di coordinamento per risparmiare? No, per spendere di più. Però ha ragione lui, è inutile... Prendiamo atto del fatto che in questo momento le banche, i giornali e le televisioni hanno deciso che Renzi è bello, simpatico, intelligente, qualunque cosa faccia va bene, guarisce i bambini, cammina sulle acque, moltiplica, fa dei pesci, quindi poi prendiamo la testa che ha deciso, il sistema ha deciso che Renzi va bene, come Monti all'inizio, vi ricordate? Che bravo, Monti andava dal parrucchiere vicino a casa mia, mi ricordo che il Corriere della Sera titolava Monti va a piedi da solo dal parrucchiere il sabato. Giulia, è veramente un uomo di un livello superiore. Ma se guardate, hanno fatto su Renzi, 15 giorni fa io mi ricordo il titolo del Corriere, c'era la foto col titolo Renzi carica il bagagliaio della sua macchina da solo. Io ci ho provato per anni, non sono mai riuscito a caricare il bagagliaio della mia macchina da solo, Renzi sì, e quindi evidentemente Renzi merita di fare Presidente del Consiglio, noi no, perché non riusciamo a mettere la valigia nel bagagliaio. Ma questo per dire che è così, se però noi pensiamo di avere idee giuste, passano, è passato Monti, è passato Letta, passerà anche Renzi, l'importante è avere le idee chiare. Io ho fatto la prima tessera della Lega nel 1990, che avevo 17 anni, e l'ho fatta per curiosità, perché in televisione parlavano male della Lega, sembrarono i peggiori esseri umani al mondo, quando uno a 17 anni è un bastian contrario, va controcorrente. Io andavo al liceo Manzoni a Milano, che era il più rosso di Milano, erano tutti o comunisti o ciellini. Io non ero né comunista né ciellino, e quindi mi sentivo lì un po'. E questo Bossi parlava di federalismo, io dicevo chissà cos'è sta roba, parlava di immigrati, e in 24 anni io ho avuto la fortuna di conoscere un mare di gente per bene, qualche persona anche per male che usava la politica per il proprio interesse personale e per la cadrega perché non aveva altro da fare nella vita. Io ho imparato poco, ma qualcosa ho imparato, che se la politica è l'unico mestiere che sai fare, sei finito, sei ricattabile. Perché a quel punto ti vendi, io non ho più voglia, già non ho più voglia, Roberto non ha più voglia, ognuno torna a fare il suo, guadagnando di meno, guadagnando di più, sicuramente guadagnandone in tempo per la famiglia. Io quando mi hanno chiesto di fare il segretario della Lega mi tremavano le gambe,
perché prima di me c'è stato il più grande di tutti, Umberto Bossi, e poi è arrivato Roberto Maroni. Quindi mettetevi nei panni di uno che a fine luglio era in vacanza col bimbo in Val Camonica e riceve la telefonata di un tizio che dice: senti, va, ho pensato una roba, non è che ti va di fare il segretario della Lega? Io stavo andando a fare il barbecue da solo, però non mi hanno scritto il titolo sul giornale Salvini per fare il barbecue da solo. Però è chiaro che se ti dico una roba del genere, un conto è fare il segretario di sezione, il segretario provinciale, il segretario della Lega Lombarda, che già mi sembrava una roba. Segretario della Lega vuol dire che oggi sono a Cuneo, vuol dire domani a Casale Monferrato, vuol dire alle 2 collegarsi con Giletti per Domenica Inn, e poi vuol dire andare a Biella, poi vuol dire arrivare a Milano domani sera verso le 7, salutare la moglie e la bimba che inizia a camminare, poi uscire alle 8 e mezza perché vai alla 7 in trasmissione a combattere. E nessuno ti sarà riconoscente. No, però. La mia più grande soddisfazione non arriva dalla politica, io dalla Lega ho avuto tanto, molto più rispetto a quello che ha dato, mi arriva dalla gente. Oggi girando per Novara è bello andare in giro a testa alta, non avendo paura di nessuno, non dovendo di guardare le spalle, ma parlando con la gente che ti sorride. E come leghisti vi invito a passare i 60 giorni che mancano alla fine della campagna elettorale con il sorriso. Lasciate l'incazzatura agli altri. Io capisco che in Piemonte bisognerebbe tirare fuori il bazooka, evidentemente per quello che vi hanno fatto. Però camminiamo un gradino più in alto. Abbiamo idee che non moriranno. L'Europa, noi non abbiamo lanciato la campagna contro l'euro perché guardavamo i sondaggi, anzi quando siamo partiti sia fuori che dentro la Lega qualcuno diceva: ocio, pericoloso, non dite cose troppo forti, no euro, ma insomma vediamo, perché sai, qualcuno si spaventa. Ma io sono convinto che se voi siete convinti di una cosa, se voi che siete a questo tavolo siete convinti di una cosa, non state lì a far ragionamenti. Se questo maglione è blu, e a me sembra blu, a me non mi interessa se arriva uno che mi dice: guarda che però se dici che è rosso, magari prendi 3 voti in più. Io non ce la faccio a dire che questo maglione è rosso, è blu, mi scappa da dire che è blu. L'euro è una moneta criminale, è una moneta sbagliata, è nata male. È nata bene per chi l'ha inventato in Germania. 15 anni fa in Italia c'era la corruzione, sì, c'era la casta, le auto blu, la spesa pubblica, la mafia, la camorra, purtroppo sì. 15 anni fa eravamo la quarta potenza mondiale. 15 anni fa con la mafia, la camorra, la corruzione e la politica vendevamo i nostri prodotti in tutto il mondo. 15 anni fa la nostra agricoltura era all'avanguardia. Cosa è successo in questi 15 anni? Che a Cuneo vi siete rimbambiti? Che a Cuneo avete disimparato a fare il vino, a tirare sui conigli, a fare la suinicoltura, a fare gli imprenditori, a fare le infermiere? O in 15 anni abbiamo perso la voglia e l'intelligenza per lavorare, oppure in questi 15 anni è successo qualcosa. Ci hanno rifilato una moneta sbagliata, semplicemente sbagliata. Quindi quando ti rendi conto che la tua barca sta affondando, o ti tuffi e nuoti cercando di arrivare a riva o affondi. Qualcuno mi dice: però è pericoloso uscire dall'euro. Sì, sì, si rischia uscendo dall'euro, sì. Uscendo dall'euro diventiamo tutti subito il giorno dopo più ricchi, belli, simpatici e intelligenti? No, però stando nell'euro, e 12 anni ne sono la riprova, abbiamo il debito pubblico record, la disoccupazione record, l'indice di povertà record e la chiusura aziendale record. Quindi se tu hai la tosse e il medico ti dà una medicina e dopo 12 anni la tosse è peggiorata, o vai avanti a prendere quella medicina perché il medico ti dice: no guardi, è giusta, stia tranquillo, guarirà, oppure ti viene il dubbio che la medicina è quella sbagliata e forse devi cambiare medico e medicina. Quindi abbiamo una moneta sbagliata. Cosa succede con un'altra moneta che non necessariamente si chiama lira? Si può chiamare Cota, si può chiamare Salvini o si può chiamare Cuneo. Non mi interessa il ritorno al passato. Chiamatela come volete. Una moneta più giusta vale un po' di meno rispetto all'euro? Sì.
domani usciamo dall'euro con la Francia, perché se lo faremo non da soli, ma lavorando insieme a quella che hanno dipinto come una nazista, una fascista, una pericolosa sovversiva, che è Marine Le Pen, e averne di Marine Le Pen. La moneta, che vale un po' di meno, sì, vale, facciamo il 20% in meno rispetto all'euro tedesco, e quindi cosa succede? Che mi costa di più la macchina tedesca, sì, che mi costa di più comprare l'appartamento a Berlino, sì, che mi costa di più andare in vacanza a Capo Nord, sì, ma di converso costa il 20% in meno il coniglio di Cuneo, costa il 20% in meno il vino di Cuneo, costa il 20% in meno la macchina italiana, il frigorifero italiano, lo yogurt italiano, il paio di scarpe italiano. Quindi, senza essere uno scienziato dell'economia, cosa succede? Che probabilmente vendo più prodotti italiani all'estero e gli italiani comprano più prodotti italiani in Italia, e quindi riparte il lavoro. È difficile da trasmettere, mi sembra un ragionamento. Io in un oratorio c'era uno di Monti, un imprenditore, poi imprenditore per carità di Dio, c'era un imprenditore che fa: non si può uscire dall'euro perché il giorno dopo il tuo appartamento, Salvini, vale di colpo il 50% in meno. Come? Okay. Esco dall'euro e il giorno dopo arriva un muratore da Berlino, mi tira sul muro e mi divide il tinello dalla sala. Come fa a valere il 50% in meno? Cioè, oggi l'appartamento 1 al bilocale a Cuneo, che vale 100.000 euro, domani inventiamo il tallero, conversione 1-1 varrà 100.000 talleri. Certo, se lo vendi a Cuneo e lo compri a Berlino ci sveni il 20%, ma se lo vendi a Cuneo e lo compri a Genova, o se lo vendi a Milano e lo compri a Bologna, non cambia niente. Cioè, ma ci hanno portato a questo terrorismo, hanno paura. Quindi io vi chiedo, e chiudo perché è Gufam, vi chiedo di fare 60 giorni pancia a terra, perché ma 60 giorni passano in un quarto d'ora, vi chiedo due impegni. Uno, parlare con almeno 10-15 vostri amici per ragionare di legge Fornero e di legge Merlì e di un altro referendum razzista, mi hanno detto, ieri uno mi ha detto che è razzista, perché vorremmo che ai concorsi pubblici partecipassero solo gli italiani e non gli stranieri. Pensa che la Mazzana, pensa che Marco, quelli della Lega, vorrebbero che i disoccupati italiani venissero prima dei marocchini che sbarcano 48 ore fa a Lampedusa. Siamo matti? Sì, siamo, no, sono matti gli altri, secondo me. Quindi vi chiedo energia, 60 giorni passano in un quarto d'ora, quindi vi chiedo in questi 60 giorni, se questa sala, guardate quanti siete, se questa sala usa ciascuno dei prossimi 60 giorni per parlare, per ragionare, non per fare lavaggio del cervello, quello lo lasciamo fare agli altri, per ragionare, per offrire idee, per offrire futuro, per offrire speranza, se ciascuno di voi lo fa, se siamo in 300 e ciascuno di voi lo fa con una persona al giorno, abbiamo vinto. Non mi interessa Bruno Vespa, La Stampa, Canale 5, se ciascuno di voi diventa idea ed esempio che cammina, abbiamo vinto. Sui referendum, sull'euro, vi riempiremo di libricini, perché non mi piace vendere slogan, abbiamo fatto un libricino con un professore della Cattolica gratis che si chiama Basta Euro, e riempiremo anche Cuneo, perché mettiate in mano ai vostri amici che hanno dei dubbi tutte le risposte a questi dubbi. Poi su alcuni temi nessuno mi farà mai cambiare idea, noi andiamo in Europa, se ci rimandate in Europa, per difendere la famiglia, che è quella composta dall'uomo e dalla donna, perché i bambini. Bambini, dal mio punto di vista, vengono adottati se c'è un uomo e se c'è una donna. L'11 maggio preparatevi a festeggiare la festa della mamma, non la festa del genitore 3 o la festa del nonno 7. Cioè, ci sono il papà e la mamma, noi sorridiamo, però c'è un certo tipo di Europa che con la moneta unica vuole arrivare al pensiero unico.
quindi la mamma e il papà sono concetti vecchi, morti, superati. Pensa che bella la famiglia con tre papà, due suocere, sette cugini, perché noi sorridiamo, ma c'è un progetto per togliere identità, speranza, dignità, radici, futuro. La lingua locale di cui parlava prima Gianni, se tu togli a un popolo la possibilità di parlare, di pensare nella sua lingua, ci vogliono portare a bere tutti lo stesso vino, ascoltare tutti la stessa musica, comprare tutti la stessa macchina, passare il sabato pomeriggio come conigli nello stesso centro commerciale, scegliendo quale prodotto tedesco o cinese comprare. Questo è il progetto, consumatori, consumatori di prodotti che arrivano da altre parti. E qua si lavora a 3 euro all'ora nella cooperativa con contratti rinnovati 3 mesi in 3 mesi. L'agricoltura non è prevista, perché l'agricoltura non è perché vendere il riso che arriva dalla Birmania o i pomodori che arrivano dal Marocco. Io sono andato al supermercato qua vicino a casa mia in Vincenzo Monti e c'erano i mirtilli del Cile. Ma Dio buono, perché devo mangiare i mirtilli del Cile e le arance del Marocco? Con tutto rispetto per il Cile e per il Marocco, io voglio consumare quello che mio nonno produceva a casa mia. Quindi se ci mandate in Europa, ci mandate. Ah, non per uscire dall'euro, perché l'euro è morto. Non litigate con i vostri amici pro o contro l'euro. Non si tratta di essere pro o contro l'euro. Si tratta di riconoscere che l'euro è morto, è finito, e di capire cosa c'è dopo. Chi prima lo capisce meglio arriva. Quando c'è un incendio in una casa, non stai lì a fare filosofia politica, a cambiare la legge elettorale. Inizi a scappare. Poi fuori dalla casa in salvo inizi a fare filosofia politica. L'euro è finito. Un esperimento morto, sbagliato, malato, ideato da quel genio di Prodi che bastava guardarlo in faccia per capire che c'era qualcosa che non andava. Buon valore, la nostra moneta. Stop all'immigrazione incontrollata. Io sono stato a Pavia settimana scorsa, andate a vederlo su internet, Hotel Ritz di San Genesio, 3 stelle lusso, piscina, sauna e centro benessere. Ci hanno messo 8 clandestini sbarcati 2 giorni prima a Lampedusa. Valore, se prenotate voi stanotte, 140 euro a notte. Questa non è accoglienza, questa è cretineria, perché quelle immagini fanno il giro del mondo e il mondo ride perché dice: io parto illegalmente, sbarco in Sicilia e quei cretini degli italiani in 3 giorni mi mettono nel 3 stelle con piscina e centro benessere. Io ci metto i miei anziani nel 3 stelle con piscina e centro benessere. Voi dovete essere megafoni questo: alle elezioni europee non ci saranno dei partiti sulla lista. Il 25 maggio vi daranno una scheda elettorale in mano, non ci saranno 20 partiti. Il 25 maggio sulla scheda elettorale che vi danno c'è un partitone pro euro e un partito di rompicoglioni che pensa al futuro. Ci sarà la massa che guarda indietro e qualcuno che guarda avanti. E dico la massa purtroppo, perché là c'è PD, Forza Italia, Monti, Alfano, Casini, Grillo stesso, sono tutti di là. Nessuno ha la forza e il coraggio di dire fuori, riprendiamo a respirare, riprendiamo a sognare, riprendiamo a sperare. Quindi se ciascuno di voi ci dà una mano, non per Salvini o per la Lega, io lo faccio per, vedo qua, i bimbi che ci sono qua davanti, io ho un bimbo di 10 anni e una bimba di 15 mesi, io lo faccio per loro, non per me, io ho avuto già tante soddisfazioni. Io dedico 20 ore al giorno di entusiasmo, di lotta, di sacrificio per loro, perché voglio lasciare mio figlio le stesse opportunità che mio padre ha lasciato a me, né una di più. Per questo vi do appuntamento a Pontida, segnatelo, spero che da Cuneo veniate in tanti, domenica 4 maggio, perché non sarà una manifestazione politica. Domenica 4 maggio a Pontida deve essere la festa della speranza, la festa del futuro, e quest'anno sul palco ho chiesto e chiederò che non ci siano solo i parlamentari, i consiglieri, i segretari nazionali, ma con me, mentre parlerò, vorrò 200 bimbi, perché noi facciamo quello che stiamo facendo per loro. Attenzione, non 200 bimbi
che cantano la canzoncina Renzi, perché lì le maestre andrebbero arrestate e processate per abuso su minori. Ma 200 bimbi per far vedere che la Lega è l'unico movimento che guarda avanti, che spera, che respira, che sogna. Gli altri sono il vecchio, noi siamo il nuovo. Quindi vi ringrazio, ogni volta che vengo a Cuneo da milanese dimentico Pisapia per 3 ore, quindi respiro a pieni polmoni, però vi aspetto tutti domenica. Thank you.